Cari amici di Italia Music News, buonasera. Oggi siamo sempre qui al MEI 25esimo anno di attività. Ciao, buonasera a tutti. Marco, il tuo impegno in AudioCoop? Allora, io sono un membro del comitato direttivo, che è un organismo dirigente di AudioCoop. Di cosa si occupa esattamente AudioCoop? Allora, AudioCoop è un'associazione di categoria per i piccoli produttori, le piccole etichette indipendenti, così come esistono altre associazioni di categoria di produttori e di etichette come l'AFI, come la FIMI, la PMI, eccetera. AudioCoop fa lo stesso lavoro ma con le etichette indipendenti e con i gruppi, gli artisti che si autoproducono diventando a loro volta produttori. MEI 25, come ti sta sembrando questo compleanno? Ma per noi il MEI è ormai la festa di famiglia, perché al di là del fatto di essere un momento di happening per tutti noi, che magari per tutto l'anno viviamo sentendoci per telefono, scrivendoci email, confrontandoci su Facebook o sui social, eccetera eccetera, qua ci vediamo fisicamente, ci abbracciamo, ci baciamo, ci confrontiamo, ci condividiamo delle idee, dei pensieri, e quest'anno ancora di più perché siamo consapevoli del fatto di essere parte di una grande cosa che è riuscita ad arrivare a 25 anni di vita. La musica quanto è importante nella tua vita? Beh, la musica è la cosa che ha salvato me da una generazione, in un periodo in cui la generazione diciamo zoppicava, e quindi la musica ha salvato me e tanti altri, quindi ha ricoperto un ruolo assolutamente totalizzante nella mia vita e continua a ricoprirlo con poca gioia di chi mi vive attorno, insomma. Beh, immagino, perché comunque l'impegno sicuramente che dovrai prestare per tutte queste attività che tu svolgi è sicuramente notevole. Sì, diciamo che non esistono orari, non esistono date, non esiste nulla, esiste il lavorare e cercare di fare al meglio per non deludere le persone per cui stai lavorando, che sono gli artisti, che sono importanti dal primo all'ultimo, dal noto al meno noto, dall'emergente all'affermato che continua a fare la sua dignitosa carriera da artista. Quindi tanta passione ma anche tanti, tanti valori. Beh, se non ci fossero i valori, o meglio, diciamo che mi sono posto di fare questo lavoro e di fare quello che faccio partendo dai valori che ho, che sono quelli della trasparenza, dell'onestà, della passione fine a se stessa, non certo del guadagno, perché il guadagno sta da altre parti, in altri lavori. Quanto è importante tutto ciò che c'è dietro ad un artista e per la costruzione di un artista? Allora, dietro la costruzione di un artista sono importanti le figure quali il produttore, il manager, e tutti coloro, i musicisti che suonano con un artista, se non è una band, eccetera eccetera, sono importanti tutte, però la cosa più importante è che ogni persona che ha a che fare con la musica e con l'arte deve ricordarsi che sta facendo arte, non sta giocando a una slot machine o al casinò. Fare arte non significa tirare una leva nella slot machine e sperare di vincere il jackpot. A volte è fatto di sacrifici, e i sacrifici devono essere condivisi dall'artista e da chi lavora per lui. Cosa ne pensi di questi ragazzi che fanno un brano e riescono a raggiungere il successo così facilmente? Beh, sono contento per loro da un lato, e dall'altro direi, mi permetto di dire che il rischio della democrazia che la distribuzione digitale ha permesso è quello che spesso si arriva a livellare verso il basso tutto ciò che sta uscendo. Benissimo, quindi la formazione deve essere sempre un momento importante nella vita di ogni artista, così come di ogni altro lavoro. La formazione, lo studio, la conoscenza, cioè se si fa musica non si può. L'altra sera parlavo con un artista giovane, un ragazzo giovane,
che mi ha detto: io vorrei riuscire a fare 20 date. Gli ho detto: guarda che 20 date non le fa neanche Tizio, che è un cantautore affermato tra gli anni 70 e gli anni 90, che ora vive di fortuna, di fortune alterne verso il basso. E lui mi ha detto: non so neanche chi sia. E vuol dire che non sai cosa c'è stato prima di te, ed è importante che tu sappia cosa c'è stato prima di te se vuoi fare questo mestiere. È come voler scrivere un libro e non aver mai letto un libro. Poi ti può anche andare bene, scrivi un best seller e non hai mai letto un libro, è la tua fortuna. Però sono convinto che per fare musica, come per scrivere un libro, devi avere conoscenze, devi sapere cosa stai facendo, come si fa, e guardare a chi l'ha fatto prima di te. Cosa vuoi consigliare ai giovani artisti che vogliono intraprendere questa carriera? Studiare, accettare le porte in faccia, sapere che non esiste il successo fine a se stesso, e soprattutto prima di raggiungere quello che per loro potrebbe essere il successo, è giusto che ci sia anche una gavetta fatta di notti passate in un furgone, passate in una macchina, chilometri fatti, e non sono in classifica se vengo a suonare voglio il tappeto rosso, perché i tappeti rossi sono il male dei giovani e qualcuno purtroppo li stende con fin troppa facilità. E altra cosa che mi permetto di dire ai ragazzi, ai giovani, a chi vuole intraprendere questo mestiere, state attenti alle persone che vi cercheranno perché voi volete fare questo, state attenti a chi cerca di speculare e di carpire i vostri sogni, perché non è tutto oro quello che luccica. Guardate bene chi è quello che vi avvicina, chi è quello che vi vuole produrre, quello che vi vuol far da manager, chi vi vuol far da ufficio stampa. Guardate bene cosa hanno fatto, chi sono, da dove vengono, e soprattutto se la loro professionalità è anche trasparente. Benissimo, ti ringraziamo di essere stato con noi, Marco, di averci concesso questa intervista. Grazie e buonasera. Grazie a te.